LED spento. Qui il LED si accende leggermente, però qui più in alto risulta spento. Se faccio così è spento, come pure è spento per così. Però se io vengo qui fuori c'è la corrente di conduzione nel loop che mi accende il LED. È presente lì come è presente anche qui. Le correnti radiali nel condensatore sono molto deboli, tanto che non riescono ad accendere il LED, da come si vede. Per esempio, qui sotto il LED si accende, ma perché c'è anche il contributo, in effetti, dei reofori. Qui sopra vediamo che il LED rimane spento. Ecco, questo è il condensatore alimentato da una frequenza di lunghezza d'onda 11 metri. Naturalmente questa struttura di antenna discone non riesce a irradiare perché la sua parte intrinseca induttiva delle correnti radiali è troppo bassa. C'è bisogno di una struttura esterna che riesca ad irradiare. Eccola qui. Mentre se questa antenna discone fosse alimentata a 400 MHz, molto probabilmente, quasi sicuramente, il LED qui in mezzo si accenderebbe. Ecco, terminata anche questa prova.